Sì, perché secondo me poi sminuisce quella che è la gravità del fatto e lo fa diventare quasi Telenovela. una telenovela che, di cui si aspetta il finale, poi se il finale non c'è si aspetta, prima o poi si dice, no, prima o poi arriverà e aspetta, cioè ormai è diventato, è come se uno seguisse tante telenovelas, capisci? Dei casi, delle fiction, però in qualche modo Qualcuna si chiude e forse... qualcun'altra viene sospesa per scarso gradimento. Ma io credo che le cose brutte, finché la gente non le vive nella propria persona, diventano, credo, una cosa da spiare proprio perché non sono successe a te. E quindi c'è una forma di morbosità, un piacere perverso nel vedere che Certo. queste cose capitano agli altri, forse per esorcizzare una paura interiore che queste cose possano capitare a se stessi, Ma insomma. sembra quasi che quando uno vede queste notizie, sembra quasi non possa mai capitare a se stesso. Invece, io poi, tra l'altro, non l'ho detto prima, volevo, poi abbiamo parlato di altro. Una cosa, per esempio, è successa, io abbiamo vissuto noi come, non tanto come Radio Roma, ma come italimedia.it, perché tra l'altro non voglio adesso dire i nomi, però c'è una nostra collaboratrice che è stata Violentata. no, vittima di un caso di cronaca molto grave. Il padre è Cioè? stato trovato sgozzato, insomma, in una. Il padre? Sì, il padre nella cantina di casa. Ah. Se sentite la cronaca, insomma, avete già capito di cosa si tratta. Ancora non è stato trovato il colpevole. Sono i carabinieri di Frascati che indagano su questa cosa di cui non si sa, non si riesce a capire neanche il movente. Però è stata c'è una situazione molto particolare. Però noi l'abbiamo vissuta in prima persona perché siamo stati vicini, molto vicini, tra l'altro, a questa nostra collaboratrice. E anche lei diceva, io sentivo sempre queste notizie fuori, cioè dall'esterno, ecco, e non pensavo mai potesse capitare a me. Adesso quando le ascolto è tutta un'altra cosa, insomma, ecco, Certo, uno rivivo sempre diventa quei molto più momenti. sensibile, Rivivo sempre quei momenti. le vive più direttamente, no? Quando subisci una cosa del genere, no? Quando la senti non hai più quella morbosità che può avere una persona che non ha toccato da vicino una cosa del genere, ma penso che ci si senta male, ci si immedesimi in qualche modo, no? Credo. Certamente. No, io Ma guardo, l'ho io... vissuta chiaramente di riflesso, chiaramente, perché siamo stati vicini, insomma, per qualche giorno abbiamo anche messo da parte un po' la maggior parte del lavoro per stare vicino a lei, sembrava giusto, doveroso. Certo. Però, ecco, di riflesso già viverlo forse in prima persona comincia. Vabbè, io È poi tutto un altro ho... discorso. sicuramente, è così. Comunque, per quanto riguarda invece, per esempio, un caso forse è diventato un caso mediatico molto più degli altri, ecco, il caso di Anna Maria Franzoni, delitto Ah. di Cogne. Sì. Pierfrancesco è Ferrate, molto, Maria. molto ferrato, ma a parte ferrato, ma è molto critico nei confronti di tutto ciò che è successo nel caso di Anna Maria Franzoni. Perché gli altri delitti sì, però nel caso proprio addirittura che si fa diventare un personaggio televisivo, un protagonista, addirittura penso che gli sia stata proposta la consulenza in casi di omicidio nella trasmissione porta a porta. Mi sembra veramente qualcosa di Sì, quello esagerato. è Tu un come po' la vivi? Tu troppo. come, cosa ne pensi in merito a Ma io questo? penso che quella sia stata veramente un'esagerazione, nel senso che è vero che è una cosa aberrante il matricidio, nel senso, no, scusa, come si chiama? Sì, matricidio se è stata Figlicidio, lei, no, però... figlicidio. Come si Ah no, chiama? sì, chiedo scusa, sì, Matricidio è il quando un matricidio è quando figlio uccidi la ammazza madre, la certo, madre. figlicidio, Una sì. mamma che teoricamente ammazza un figlio si chiama figlicidio. Figlicidio, sì. Figlicidio? Sì. Scusate No, no, la sì. confusione, ma io credo che è giusto provare aberrazione per una cosa del genere, ma questa esagerazione di farlo diventare un caso mediatico, addirittura di farla diventare quasi un personaggio pubblico, io credo Si che sia sia travalicato il proprio... limite del buon gusto. No, è proprio la manifestazione della morbosità della gente. Perché insomma non Beh, però c'è da dire c'è. in questo caso assecondato anche dai diretti interessati, che hanno fatto di tutto per esporsi il più Ma io non credo possibile, questo. no? No? Sai, uno si può anche No. rifiutare di andare in televisione a rilasciare interviste se vuole, eh? Ma io credo Uno magari se che. si vuole difendere va dai giudici, in qualche modo cerca di Ma sai, collaborare in con la quei momenti uno magistratura. fa di tutto per Lo so, però poi sono trovare armi a doppio solidarietà, taglio no? queste, perché poi la gente in qualche modo giudica da casa. Ma io sono colpevolista come credo la maggior parte della gente, Sicuramente. però credo
credo che lei, quando faccia quelle manifestazioni in pubblico, sia in buona fede, è quello il problema. Quindi questo ha creato forse una miccia. Tanti non la pensano così, francamente, tanti pensano che sia un modo per impietosire l'opinione pubblica. Ma perché, anche però perché, sai, sicuramente uno cerca il consenso. Se è veramente colpevole lei, ripeto, non sta a noi dirlo, però se veramente lei è colpevole, contraddice il fatto che lei sia in buona fede. Una mamma che uccide non è mai in buona fede. No, lei sia in buona fede, io volevo dire che lei non se lo ricorda assolutamente. Beh, no? Sono casi veramente da manuale di psicopatologia che sono molto difficili. Ma lei è risultata, è stata condannata due volte, adesso non è ancora, non c'è ancora una sentenza passata in giudicato, quindi teoricamente ancora non possiamo additarla come colpevole, anche se ha avuto già due condanne. Io la reputo aspettiamo il giudizio in Cassazione, certo. No, però c'è purtroppo la presunzione, cioè purtroppo è giusto che sia così, la presunzione di innocenza fino all'ultimo, certo, grado di giudizio, certo. Perciò non si può assolutamente attribuire una colpevolezza a una persona, insomma, che non è stata anche condannata, anche se ovviamente la gente ha il diritto di farsi un'opinione, no? Perché la gente giustamente si fa un'idea da casa. A proposito di condanna, questo si può dire comunque, perché oggi è stato condannato effettivamente il senatore Giulio Andreotti per diffamazione nei confronti di un magistrato. In questo caso è una condanna. Tra l'altro l'agenzia di stampa erroneamente ha scritto che era stato assolto in alcuni delitti che gli era imputato, che poi è un reato che gli era imputato, appunto era il concorso in esterno in associazione mafiosa. E parlava di assoluzione, effettivamente Andreotti non è stato assolto, è stato assolto in primo grado con formula dubitativa, perciò per insufficienza di prove, ma è stato prescritto in secondo grado, perciò in appello, in Cassazione, proprio perché i termini ormai erano decaduti, però era stato riconosciuto colpevole, perciò ecco, non assolto ma prescritto. Invece in questo caso è stato addirittura condannato per aver praticamente detto che il giudice, un magistrato che ha testimoniato, insomma, contro di lui processo, aveva detto che il magistrato sta mentendo, è un falso calunnia? No, è diffamazione in quel caso. Ah, perché l'ha detto a mezzo Sì, a mezzo stampa l'aveva detto. A proposito di questo, ricordiamo che Elisabetta è un avvocato, è laureata. No, nel senso, ho fatto solo l'esame, non sono. Sì, vabbè, comunque pratico. Insomma, è laureata in legge, quindi cioè, parla con cognizione di causa, non ci dimentichiamo. Tra vabbè, io mi ricordo poco. Papà niente. È uno dei più importanti avvocati del cinema italiano e difende i suoi clienti, dei grossissimi attori, produttori, cioè di grossi personaggi del cinema. Quindi Elisabetta è ben entrata nel mondo del cinema, ma anche quello della quello giudiziario. Dicevi, no. Elisabetta? No, che stava andando via la linea. No, invece no. Ci sei. Bene, a questo punto, Elisabetta, io ti ringrazio tantissimo per questo intervento. Grazie a te. E niente, ci sentiamo prestissimo. Allora vorrei ricordare su Radio Roma, ragazzi, insomma, sui 18 anni bellissimi e che sappiano recitare, possono contattare Elisabetta Rocchetti, che presto dirigerà un film, contattando il sito www.elisabettarocchetti.it. Bravissimo. Bene, un saluto Elisabetta Rocchetti, grazie per essere stata con noi di nuovo. Ciao Betta, un bacione. Ciao. Ricordiamo appunto protagonista Elisabetta Rocchetti, protagonista di Taglia Corto, appunto il film breve diretto da Pier Francesco Campanella. A questo punto è l'ora della pubblicità, in ritardo la linea alla regia, poi ritorniamo in studio. Siete su Radio Roma. Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo. In un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi.